cosa sarebbe stata la verità se Bernini fosse riuscito a finirla, noi lo possiamo vedere dipinto nel soffitto di questa sala. Mariano Rossi riprende un disegno di Gian Lorenzo Bernini, un famoso disegno in cui lui fa il progetto finale dell'opera. La verità, vedete, che viene disvelata, tolto il velo, tolto il manto dal vecchio che rappresenta il tempo, perché col tempo la verità si scopre. E questo può succedere, di vederlo soltanto in un posto di così straordinarie contingenze storiche, culturali, linguistiche, stilistiche come la Villa Pinciana in cui ci troviamo. Le opere, le quattro sculture monumentali di Bernini furono pensate per il luogo in cui si trovano, furono collocate nel luogo in cui le vediamo da Bernini e dal suo committente insieme. Quindi credo che sia una situazione assolutamente unica nell'ambito della storia dell'arte, in cui è il luogo che insieme al committente e all'artista creano queste straordinarie messe in scena. Perché i quattro gruppi berniniani sono in realtà dei nuclei narrativi teatrali realizzati però in pietra invece che con gli attori viventi. E questo che cosa permetteva? Che cos'era quello che aveva affascinato così tanto il cardinal Scipione Borghese, sempre in cerca di quello che poteva stupirlo? Non si tratta di una statua, ma si tratta di un racconto che porta in sé la sua porzione di spazio, quindi ha in sé la sua scenografia, ha in sé la sua conclusione e che può essere messo in scena nel momento in cui un qualunque riguardante, naturalmente il riguardante per eccellenza che è il cardinale loro committente, entra nella stanza in cui sono conservate.